Una rete di Antonio Palmarini all'undicesimo del secondo tempo permette al Penne di conquistare i 6 punti che i 2 turni casalinghi consecutivi mettevano in palio, punti che hanno giovato alla classifica diventata tranquilla. Per mantenerla tale occorrerà però lavorare ancora. Con un'insolita divisa oro con bande blu, il vero ostacolo per il Penne è il manto erboso del nuovo comunale che, impraticabile in alcuni punti, agevola il Real Montecchio, formazione ultima in classifica, in attesa di mettere a punto i dettagli per poter concludere la fusione con la scomparsa Vispesaro. Con un campo così pesante, la squadra più penalizzata è sicuramente quella di Andrea Camplone che, come si dice in questi casi, è chiamata a fare la partita. E la partita il Penne tutto sommato la fa. Il primo affondo è quello di Palmarini che calcia a raso terra ma trova pronto all'appuntamento l'estremo marchigiano che blocca a terra. Il nuovo acquisto Roberto Cau, l'anno scorso in C2 con il Ragusa ma che vanta esperienze importanti anche in Abruzzo con Giulianova e Lanciano, si vede al 22esimo quando dalla destra fa partire un interessante tiro cross sul quale però nessun compagno riesce ad impattare. Deviazione che riesce a Capitan D'Addazio ma il suo piatto, seppur di un niente, si perde oltre la traversa della porta difesa da Casalboni. Un primo tempo agonistico valido ma povero dal punto di vista tecnico, si chiude con 2 tentativi, peraltro poco convinti, di Landeiro e Contini che non spaventano più di tanto la retroguardia marchigiana. La ripresa è tutt'altra storia, Contini inizia a dispensare giocate d'alta scuola, De Feudis in mediana diventa una diga invalicabile, Cau sulla fascia si diverte a far impazzire gli avversari. Risultato? Sale in cattedra la vecchia guardia, rispondono presente tutti gli altri, le occasioni da rete non si fanno attendere. Al terzo Panico prova la giocata d'alta scuola sul ponte di D'Addazio, lo imita poco più tardi Contini su cross di Cau, ma anche in questo caso i centimetri non sono dalla parte dei vestini. E dopo un'uscita di Vurchio, che così si guadagna i meritati applausi, all'11esimo i ragazzi di Camplone trovano il gol del vantaggio, grazie all'opportunismo di Antonio Palmarini, che arricchisce con la rete decisiva una prestazione da incorniciare. Messa la gara in discesa, il Penne amministra senza affanni e dalla mezz'ora va vicino alla seconda rete con De Feudis, che arriva con un pizzico di ritardo alla deviazione di testa. Ma poco importa, quello che più contava era centrare il secondo successo casalingo consecutivo, che puntualmente è arrivato. Ora, con 9 punti in classifica, si può guardare ai prossimi impegni con relativa tranquillità.